Domande, signori? Una sola. Quando lo comprò era in una confezione, ha detto, di plastica? Sì. Trasparente? Sì. Davanti e di dietro? Sì. Grazie, grazie. Può andare, signora, buongiorno. Buongiorno. Arrivederci. Però non sa dove l'ha comprato. Un altro test. Bonciani Paolo e Borsigino. Bonciani. Bene, vuole rispondere per cortesia alle domande del pubblico ministero? Signor Borsi, ci vuol dire la sua professione? Pensionato. Pensionato. Lei ha mai svolto attività o si è trovato nella pensione Scopeti di proprietà trovato. Di... Prego? Mi sono trovato alla pensione degli Scopeti. Perché di qualche suo parente? Del mio genero. Bonciani Paolo. Bonciani Paolo. Trovato nel senso a volte capita gli dà una mano? Sì. Ecco, senta una cosa, lei fu sentito dai carabinieri di Impruneta il giorno dopo, due giorni dopo la scoperta dell'omicidio dell'85, sì. Ricorda? Sì. Le fu mostrata una foto di una ragazza? Sì. Ricorda di aver ravvisato in questa ragazza una sua cliente? Come in quella mattina, sì. Ecco. Qual era la mattina in cui le fu mostrata, era, glielo dico io, la foto della ragazza francese morta nel Piazzola degli Scopeti. Lei ricorda di aver visto questa ragazza o questa signora quando? Una volta lì, qui, il giorno prima che fu successo il caso. Ecco, e cosa l'aveva servita? Aveva fatto? L'avevo servita con un panino per fare colazione. Ricorda se era mattina o sera? La mattina. Se era sabato o domenica? Non me lo ricordo. Ecco, lei ovviamente era molto più fresco perché le fu chiesto due giorni dopo il fatto, lei disse il giorno 8 corrente alle ore 11. Sì, sì. Ecco, disse, sì, ecco, era, lo ricordava meglio, era l'8 il giorno che aveva visto la ragazza. Lo ricordava, sì, all'epoca? All'epoca sì, e ora non lo ricordo, ma all'epoca sì. Benissimo. Approvo quello che ha scritto. Sì, sì, più che approvarlo, lei ricorda che le fu mostrata una, sì, foto, sì, e che le date, sì, e le circostanze, sì, le ricordava meglio e sono queste, di aver, sì, visto la francese, sì, di mattina, sì, del giorno 8. Non ho altre domande, grazie. Signori avvocati, parte civile, avete domande? Nessuna. Signori avvocati della difesa? Domanda. Può andare, signor Borsi. Buongiorno. Sentiamo allora anche il Bonciani, che è l'ultimo test di stamani. Vuole rispondere per cortesia alle domande del pubblico ministero e senz'altro, poi a quelle degli avvocati? Senz'altro. Prego. Signor Bonciani, vuol dire alla Corte qual è la sua attività? Qual era la mia attività? Qual era? Sì. La mia attività è nel periodo 84-85, avevo preso in gestione il bar del Ponte agli Scopeti. Di una pensione? C'era bar e pensione. Ecco, lei aveva il bar. Questa pensione, rispetto, se lei sa dove poi furono scoperti i cadaveri dei due ragazzi, lei lo sa? Perfettamente. Ecco, che distanza è il suo bar? Sono circa 3 chilometri, circa. Lei fu sentito dai carabinieri dopo che fu scoperto l'omicidio? Sì, addirittura fecero, diciamo, base lì da noi per le prime indagini, chiaramente, perché si dovevano pure appoggiare a un telefono, a dei servizi, a qualcosa. Vennero da lei. E le chiesero in quei giorni se qualcosa, se aveva visto qualcuna delle vittime, la macchina? Avevamo visto. Avevamo, ecco. Avevamo visto, effettivamente avevamo visto la vittima, perché venne a fare colazione. La vittima quale? La Nadimo Moriò, mi sembra. La ragazza, la donna. Ragazza. E perché fece colazione molto velocemente, chiese del bagno, penso non oltre i 15 minuti, fra il bagno e la colazione. Quando poi se n'è andata. Avvenne questo, il sabato? Non ricordo con esattezza. Uno dei giorni prima? Sì, senz'altro, se non era la vigilia, senz'altro non molto lontano dall'accaduto. Questo, dal fine, questo sono sicuro, però non ho la certezza. Lei disse che l'aveva vista domenica 8, disse ai carabinieri, lo ricordava, sì, meglio, sì, all'epoca. Può darsi, perché la mattina. Sa, la mattina noi avevamo molte persone nel bar, addirittura dei pullman. Cioè ricordarsi una straniera non era difficile, ricordarsi il giorno e il momento esatto era particolarmente difficile. Se lo ricordò difficile. Quella nell'immediatezza dei fatti. Sì, perché aveva una macchina targata straniera, sa, è un, ecco, po'. Lei vide anche la macchina. Sì, era un R4 che non ricordo però il, non ricordo era il un colore. R4?
Sì, per me era un R4, dalla vetrina del bar era un R4 targata francese, però non ricordo il colore chiaramente. Lei all'epoca, che non sospetta, il 12 settembre 85 disse ai carabinieri: casualmente mi affacciavo dalla pensione denominata Ponte degli Scopeti alla finestra che guarda su via Cassia e nel contempo notavo in sosta, senza alcuna persona a bordo, l'autovettura, esatto, Golf di colore bianco con targa straniera. Io pensavo fosse una Renault 4. Lei si ricordò una Golf, era in realtà una Golf, quindi non c'è. Del tutto simile a quella rinvenuta nel luogo del delitto. La stessa attirò la mia attenzione proprio per la particolarità della targa. Non ho altre domande, chiedo di produrre per questo punto il verbale.